Buongiorno, iniziamo questa mini lezione seduti a gambe incrociate o in Sukhasana. Se stiamo scomodi a gambe incrociate, possiamo utilizzare anche un cuscino in modo da rialzare il bacino e avere le ginocchia più aperte, più comode. È importante, fondamentale, mantenere la colonna dritta, tutte le vertebre allineate, compresa la testa. Iniziamo con un pranayama, quindi un respiro, una tecnica di respiro e facciamo una tecnica di respirazione a narici alternate. Mettiamo l'indice al medio della mano destra all'interno del palmo, la mano sinistra la lasciamo appoggiata sul ginocchio, inspiriamo, chiudiamo con il pollice la narice destra ed espiriamo dalla sinistra. Inspiriamo dalla sinistra. Chiudiamo la narice sinistra, apriamo la destra ed espiriamo dalla destra. Inspiriamo. Chiudiamo la destra, apriamo la sinistra. Espiriamo ed inspiriamo. Chiudiamo dolcemente gli occhi e continuiamo. Chiudiamo la sinistra, apriamo la destra, espiriamo ed inspiriamo dalla destra e via così, di seguito. Cerchiamo di portare il respiro fino in fondo alla pancia. Sempre un'espirazione e un'inspirazione dallo stesso lato, poi si chiude la narice e si cambia il lato. Espiro ed inspiro. Sempre con il naso, espirazioni lente e profonde. Di seguire tutto il percorso che fa l'aria all'interno delle nostre narici, della nostra gola, fino giù, 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 in fondo alla pancia. Tutta l'attenzione in ciò che stiamo facendo, senza pensare ad altre cose, senza pensare al programma della giornata. Completamente concentrati sul nostro respiro.
Concludiamo la pratica inspirando con la narice destra, poi abbassiamo la mano ed espiriamo con tutte e due le narici. Facciamo alcuni respiri normali. E poi riapriamo gli occhi. Ci mettiamo in quadruveglia. Con le spalle sopra i polsi. Gli avampiedi appoggiati dietro, le punte dei piedi appoggiati. Inspirando, solleviamo le ginocchia e rimaniamo con l'ombelico contratto, sollevato verso l'indietro. E rimaniamo potenziando bene gli addominali. Contiamo 10, contiamo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Riappoggiamo le ginocchia. Ora appoggiamo il collo del piede e di nuovo inspirando solleviamo le ginocchia e rimaniamo le spalle sopra i polsi, ombelico retratto, addome contratto, e 10, 9, 8, 7, 6, gomiti dritti, 5, 4, 3, 2, 1, riappoggio le ginocchia. Ora, riappoggio le punte dei piedi. Inspirando, sollevo il bacino, espirando, spingo giù i talloni, spingo indietro le stesse spalle, la fronte verso le ginocchia, l'osso sacro verso l'alto. Poi, inspirando, slancio in alto la gamba destra, spingendo ancora più indietro le stesse spalle, la punta del piede destro guarda in basso. Espiro, slancio in avanti la gamba destra, porto il piede vicino alla mano destra, abbasso il bacino, sollevo le spalle, la testa, attivo le scapole, apro il petto, rimango e poi di nuovo inspirando slancio indietro la gamba destra in alto, espirando l'aria abbasso e rimango in cane, faccia in giù. Inspirando salgo in alto con la gamba sinistra, punta rivolta verso il basso, spingo indietro a testa e spalle, espirando slancio in avanti, porto il piede vicino alla mano, abbasso il bacino, sollevo le spalle, sollevo la testa, attivo le scapole, apro il petto e poi di nuovo inspirando salgo dietro, spingo indietro a testa e spalle, espirando riabbasso la gamba sinistra e di nuovo inspiro, sollevo la destra, espiro, tengo avanti, passo il bacino sulla testa, inspiro, salgo in alto, espiro, abbasso la gamba destra, sinistra, inspiro, salgo, espiro, porto avanti, inspiro, salgo, espiro, abbasso. Rimango in cane, faccia in giù, spingo indietro testa e spalle, spingo in alto l'osso sacro, dentro e fuori l'aria. E poi appoggio le ginocchia a terra. Appoggio il collo del piede, mi appoggio sui talloni, impatto sulle ginocchia, braccio disteso in avanti, la fronte verso il pavimento. Allungo tutta la schiena. Respiro, allungo il respiro. Dentro e fuori l'aria. Poi sollevo di nuovo il busto. Riappoggio il piede dietro. Mi metto il bastone, le spalle sopra i polsi, poi inspirando apro fuori il braccio destro, lo seguo con lo sguardo,
espirando riabbasso la mano, inspirando ruoto il busto verso sinistra, salgo con il braccio sinistro, lo seguo con lo sguardo, espirando ritorno, destra e rimango, conto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ritorno, riabbasso, vado a sinistra, inspiro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e ritorno. Riappoggio le ginocchia a terra, mi risiedo sui talloni. Stavolta le braccia le metto lungo i fianchi, con le spalle abbraccio le ginocchia, mi accoccolo, cerco di scendere con il bacino verso i talloni e con la fronte verso il pavimento. Rilasso le braccia, rilasso le spalle, rilasso la schiena, rilasso le cosce. Sollevo il busto e mi siedo. Distendo avanti la gamba sinistra, piego dietro la gamba destra. Passo all'interno con la spalla destra, inspiro, raddrizzo bene la schiena, apro il petto, piede del sinistro a martello, la punta rivolta verso l'alto, espirando scendo in avanti. Con le braccia, con il busto, con le spalle, cerco la punta del piede sinistro, al solito se non ci arrivo mi fermo alla caviglia, o al polpaccio, o al ginocchio. Testa sollevata, lo sguardo in avanti, il ginocchio destro chiude verso la spalla destra. Se ci arrivo abbastanza comodamente, con il braccio destro avvolgo la gamba destra, con la mano sinistra vado dietro a cercare di agganciare la mano destra. Continuo a guardare in avanti, con la spalla e il braccio mi aiuto a chiudere ancora di più l'angolo busto, coscia. Continuo a guardare avanti, oltre la punta del piede, mi aiuto con le braccia a chiudere. Continuo ad inspirare ed espirare con il naso, partendo dall'ombelico, come se l'aria entrasse ed uscisse dall'ombelico. Ancora un respiro profondo, poi proviamo a chiudere la fronte verso il ginocchio. Inspirando risaliamo, prima di sganciare raddrizziamo del tutto il busto, tiriamo bene la spalla se siamo riusciti ad agganciare e poi espirando lasciamo andare. Distendiamo avanti la gamba destra e facciamo la stessa cosa con la gamba sinistra. La pieghiamo indietro, ginocchio verso l'alto, passiamo all'interno con la spalla, inspiro, allungo bene la colonna, apro la spalla e il busto, punta del piede rivolta verso l'alto, espirando scendo verso avanti, sguardo in avanti, cerco di non fare la gobba, di scendere con l'ombelico, di scendere con la parte bassa della schiena, continuando a respirare, aria entra e aria esce dal fondo della pancia. Se possiamo, con il braccio sinistro appoggiamo la gamba sinistra, con la mano destra andiamo dietro a cercare le dita e ci aiutiamo con le braccia a scendere ancora di più, le spalle aperte, le scapole attive, guardo in avanti, respiro profondo.
respiro profondo, poi proviamo a chiudere la fronte verso il ginocchio. Spalle aperte, petto spalancato. Inspirando risaliamo con la testa, con le spalle, con il busto, senza sganciare le dita, tiro bene la spalla e poi sgancio, espiro, estendo la gamba sinistra avanti. Sciolgo muovendo le ginocchia. Poi divarico le gambe. Piego in fuori il ginocchio sinistro, vi faccio lo specchio, la gamba destra distesa fuori, il tallone il più vicino possibile verso il perineo. Appoggio all'interno del ginocchio la mano destra con il palmo rivolto verso l'alto, inspirando salgo in alto con il braccio sinistro a cercare il cielo, espirando scivolo verso destra, scendendo con il gomito destro verso il pavimento, scendendo con la mano sinistra da sopra l'orecchio verso la punta del piede, o verso la caviglia o verso il ginocchio dove riusciamo ad arrivare. Cerchiamo di ruotare il busto verso l'alto, quindi cercare con il viso il cielo. Tiriamo tutto il fianco sinistro, cerchiamo di tenere il ginocchio sinistro aperto in fuori verso il pavimento. Inspiriamo, respiriamo, inspirando risaliamo con il braccio sinistro verso l'alto, espirando abbassiamo il braccio, pieghiamo la gamba destra e portiamo in fuori la gamba sinistra. Il tallone più vicino possibile al perineo, la gamba sinistra bella aperta in fuori, il palmo della mano rivolto verso l'alto all'interno del ginocchio sinistro, schiena dritta, inspiro, salgo verso l'alto con il braccio destro, cerco il cielo, espirando scivolo con il braccio sinistro verso il pavimento, con il gomito, con la mano destra cerco il piede sopra l'orecchio, cerco di ruotare il busto, di ruotare la testa verso l'alto, verso il cielo, collego il cielo con la terra, allungando bene tutto il fianco destro. Respiri lunghi e profondi, sempre con il naso. Dentro e fuori l'aria. Inspirando risalgo verso l'alto con il braccio destro e respirando scendo. Abbasso la mano. Divarico entrambe le gambe. Il più possibile aperto. Fuori, schiena dritta, le punte dei piedi rivolte verso l'alto, inspiro, salgo in alto con le braccia, espirando, ma abbasso il busto, porto le braccia in fuori, a cercare le punte dei piedi, sguardo in avanti, cerco di scendere con il petto verso il pavimento, sempre cercando il respiro dall'ombelico. Si allunga ad ogni inspirazione, si abbassa ad ogni espirazione. Un millimetro per volta, con calma. Inspirando, partendo dalla testa, risaliamo con la colonna, poi le braccia, inspiro allungando bene in alto, espirando abbasso le braccia. Mi riporto gambe incrociate,
casa, posizione semplice, un piede davanti all'altro, e vado a mettere le mani a preghiera dietro la schiena, con le punte rivolte verso l'alto, la punta delle dita rivolte verso l'alto. Le mani sono in mezzo alle scapole, gomiti aperti, schiena dritta. Inspiro guardando il cielo, espirando scendo in avanti con il busto e cerco di appoggiare la fronte al pavimento, continuando ad aprire i gomiti all'indietro. Di nuovo inspiro, salgo, raddrizzo la colonna, guardo il cielo. Inspirando, scendo. Inspirando giù in fondo alla pancia. Inspiro, salgo, mi apro. Espiro, scendo. Ancora inspiro, salgo, mi apro. Espirando, scendo e ringrazio. Ringrazio la creazione, ringrazio l'universo. Ringrazio per questa nuova giornata. Ringrazio per tutto quello che ho e quello che sono. Dentro e fuori l'aria, inspirando sollevo il busto, sciolgo le mani, le incrocio davanti, faccio dei movimenti circolari con i polsi, in un senso e nell'altro. Poi appoggio il dorso delle mani sulle cosce, sulle ginocchia, chiudo pollice e indici, schiena dritta, chiudo gli occhi, abbasso leggermente il mento e mi concentro sul terzo occhio, il punto tra le sopracciglia.
concludiamo cantando tre volte il mantra Om. Inspiriamo. Om.